Presidente, qua un attimo. 50 defibrillatori disseminati nei luoghi sensibili di Venezia, musei, alberghi, perfino gli imbarcadelli dei vaporetti, un nuovo sito e un'app per rintracciare il più vicino dal proprio smartphone e poi un nuovo punto di primo soccorso in Piazzale Roma, sotto il garage comunale negli ex locali di ECTV, il secondo dopo quello inaugurato la scorsa estate in Piazza San Marco. Questa è la miglior risposta, commenta il governatore Luca Zaia e i cialtroni che sostenevano che la nostra visione della sanità veneziana si riassumesse in una serie di tagli. È esattamente la dimostrazione che stiamo investendo rispetto alla sanità della città storica. Questo è il secondo punto di primo soccorso, ma non sarà l'ultimo e soprattutto invito tutti i cittadini ad andare a vedere anche che investimenti e che attività stiamo facendo presso l'ospedale civile. Il progetto, conclude Zaia, si inserisce nella più ampia reinterpretazione della sanità veneta, partendo dal pronto soccorso, il servizio per eccellenza che serve ogni anno 2 milioni di utenti per un totale di 13 milioni di prestazioni, oltre a una miriade di attività quotidiane nei 75 ospedali che occupano 94.000 dipendenti. Mancano poco meno di 90 giorni per avere i pronto soccorso rivoluzionati. Ci rivolgiamo a 2 milioni di utenze all'anno che danno vita a 13 milioni e 700 mila prestazioni presso il pronto soccorso, ovvero il comfort, la disponibilità di wifi, di prese elettriche per i telefonini, di monitor, di riviste, di acqua potabile, ma soprattutto ricordiamolo di uno steward o di una hostess, o meglio di persone qualificate che resteranno tra i pazienti, quindi in sala d'aspetto, a tenerli costantemente informati sulla loro situazione e sullo stato di attesa.